Bentornati dalla nostra prima pausa e parliamo di giovani e uso di social network e parlavamo appunto in generale cosa potesse comportare per un giovane l'uso spropositato di questi social. Adesso parliamo un po' dei rischi che a cui un ragazzo può andare incontro appunto su questi vari social network. Beh, abbiamo già accennato al rischio, ad esempio, dei cosiddetti cyber sexual predator. Abbiamo dei dati piuttosto importanti, dati che ci indicano che questo è un pericolo reale per i nostri ragazzi, per le nostre ragazze specialmente, cioè nel senso che attraverso la rete, attraverso questi social network vengono, adescati da persone adulte. E il rischio è, il rischio possiamo ridurlo nel momento in cui noi riusciamo a fare sì che i bambini e i ragazzi siano informati sul reale pericolo. Quando abbiamo detto prima che nel fare il profilo di Facebook, ad esempio Facebook o comunque qualunque social network, bisogna mettere meno dati possibili. Come dicevamo prima, di cellulari o foto che possono in qualche maniera attrarre l'attenzione dei cyber predator, quindi già dobbiamo istruirli in questo senso. E poi ovviamente, e qui entrano in gioco appunto anche la famiglia, una ragazzina di 15 anni non può chattare continuamente con una persona di 60 anni, di 50 anni, di 40 anni. Questo è nelle cose inaccettabile, perché una persona di 50 anni che chatta con una di 15 anni può avere un solo scopo, non può avere lo scopo di stabilire una relazione di amicizia, una relazione, no? E poi dobbiamo anche dire, ecco, questo dobbiamo, quando dicevo di informazione vuol dire anche questo, loro utilizzano una tecnica ben precisa, molto studiata, no? Perché cominciano con le prime comunicazioni amichevoli, quindi vogliono fare un po' l'amico che li consiglia, che li conforta nei momenti difficili dell'adolescenza. Poi c'è un secondo passaggio che spesso viene notato quando studiamo un po' queste chat. Allora, quando il cyber predator individua che l'adolescente ha problemi con i genitori, si schiera con l'adolescente, no? E quindi in qualche maniera lo conforta in questa lotta, tra virgolette, contro i genitori. E quindi diventa piano piano una figura, diventa un referente importante per l'adolescente. E poi la terza fase è quella proprio dell'adescamento sessuale, dove si comincia, no, ad adescarlo fino a chiedere addirittura prestazione sessuale, insomma, si arriva anche a questo. L'82% dei bambini che si trovano su internet non ha l'appoggio dei genitori. Quindi questo potrebbe essere ancora una volta un aspetto negativo nell'utilizzare il PC. Sì, sicuramente, un primo lavoro va fatto dalla famiglia, nel senso i bambini non possono essere lasciati, ma come a suo tempo si diceva che i bambini non possono essere lasciati da soli davanti alla televisione, anche adesso non possono essere lasciati da soli, specialmente quando sono molto piccoli, davanti a questi strumenti. Purtroppo questo è favorito dal fatto che nel momento in cui i bambini si mettono davanti a questi strumenti diventano più controllabili per i genitori, diventano meno fastidiosi, diventano meno impegnativi. Ma insomma, se si vuole fare il genitore in maniera seria bisogna stare vicini ai figli anche in questi momenti, perché è lì, è all'inizio, quando sono bambini, che si educa e si può incidere in maniera consistente poi sull'atteggiamento che avranno questi bambini quando diventano adolescenti rispetto a questi strumenti.
Ecco, cosa può fare un genitore sostanzialmente, concretamente, davanti a un figlio che diventa veramente preda di un di cyberbullismo, cioè praticamente che viene deriso pubblicamente con delle parole pesanti, con delle accuse ben precise su internet? Sappiamo che insomma questo è, diventa poi una cosa molto grave per un adolescente che si sente appunto messo in ridicolo davanti i propri coetanei. Sì, noi abbiamo avuto esperienze negli ultimi tempi di suicidi di adolescenti dietro proprio un attacco di cyberbullismo, perché questi strumenti sono diventati un veicolo per il bullismo molto, molto forte. Quindi voglio dire, intanto nel momento in cui ci si accorge che esiste un atteggiamento di questo genere, che i ragazzi o le ragazze sono, come dire, oggetto di questi attacchi, bisogna denunciarli, questo non c'è dubbio. Bisogna fare denuncia alla polizia postale, insomma, quindi bisogna denunciare il problema. Su questo almeno è proprio il minimo che un genitore, un adulto deve fare. Ma lo deve fare anche la scuola qualche volta quando questo avviene nella scuola. Quindi la prima cosa da fare è denunciarle, su questo non c'è dubbio. Fare intervenire la polizia postale e tutto quello che poi... Quindi questi sono i rischi cui si va incontro, i rischi, sì, e i pericoli. Sì, noi abbiamo insomma, il bullismo è un fenomeno molto diffuso, purtroppo devo dire anche sottovalutato, e in particolare viene sottovalutato nella scuola, perché spesso atteggiamenti di bullismo vengono, come dire, etichettate come ragazzate, come scherzi, così, insomma, non viene data l'importanza giusta. Naturalmente quando parliamo di bullismo, bene, per intenderci, ci riferiamo a delle azioni che vengono ripetute contro una persona costantemente nel tempo, cioè non è che basta una volta, due, deve essere un atteggiamento di vessazione nei confronti di un altro bambino, un bambino, ragazzi che siano, ma che deve essere costante e prolungato nel tempo per definirsi il bullismo. Naturalmente adesso il bullismo si è trasferito su un altro piano, perché nel momento in cui sono arrivati questi strumenti tecnologici, i social network, si sono trasferiti e qui diventano ancora più deleteri, perché sono, come dire, più invasivi, pervasivi, diventano, come dire, hanno una velocità anche di comunicazione più rapida. Ricordiamo l'episodio di non molto tempo fa, di questa ragazza che è stato messo in rete un video dove lei si masturbava, quindi con tutte le conseguenze poi del caso, insomma. Quindi i rischi sono altissimi e noi di fronte a questi rischi non abbiamo altro che è quello dell'educazione, quindi noi dobbiamo educare, e quindi deve cominciare la famiglia ad avere il controllo fino a una certa età, sicuramente in maniera molto, molto presente, e la scuola che non deve sottovalutare tutta una serie di fenomeni e che deve anche fare la sua parte per quanto riguarda l'educazione e l'informazione all'utilizzo corretto di questi strumenti. Quindi si deve dare vita ad una sensibilizzazione educativa, ecco, che parte in primo luogo dalla famiglia, ma poi nelle scuole. Sì, assolutamente sì, e questo appunto, come dicevo prima, quando parlavo di responsabilità, io purtroppo fino ad oggi non vedo moltissima attenzione a questi problemi, ma sicuramente la scuola è un luogo assolutamente, uno dei luoghi primari dove poter fare questo tipo di educazione, di sensibilizzazione. E noi stiamo sottovalutando questo problema, ma io credo che da qui a 10 anni il problema si farà vedere nella sua espressione peggiore, insomma. Ricordiamo, poi magari ci ritorniamo, tutta una serie di patologie che nascono dall'utilizzo di questi strumenti. Ecco, i giovani sono sempre più chiusi nella loro socialità virtuale e gli adulti, d'altra parte, sono sempre più distanti dal comprenderne i meccanismi e il linguaggio. Allora, quale può essere un punto d'incontro in questo senso tra i giovani e gli adulti che insomma si sforzano di capire questo mondo a loro sconosciuto, perché naturalmente sono di un'altra epoca e mentalità, e magari forse cosa ci può essere come punto d'incontro in questo senso? Ma non c'è dubbio che noi abbiamo il dovere di comprendere questo, non possiamo avere atteggiamenti di dire ma ai miei tempi. Noi abbiamo un fenomeno davanti e dobbiamo studiarlo, capirlo e comprendere. Certo, poi lei pone un problema
ancora più complesso, che è quello della comunicazione tra adulti e adolescenti e giovani, no? Abbiamo lì un... ma io farei un passo indietro in questa cosa, perché io credo che l'antidoto poi vero a questa, a questo problema è ritornare alla competenza emotiva, è ritornare a una alfabetizzazione emotiva, perché negli ultimi 30 anni, io dico grazie anche alla televisione, si è azzerato completamente la competenza emotiva dei ragazzi, che oggi magari sono pure adulti ormai, con conseguenze che vediamo, cioè persone che sono incapaci di gestire una relazione. E adesso vediamo i ragazzi che si nascondono dietro uno schermo per costruire una relazione, essendo incapaci di costruire una relazione faccia a faccia, una relazione dove c'è la presenza fisica. Perché non dimentichiamo una cosa, che la cosiddetta realtà virtuale, in questi rapporti di cose, manca quella che i latini chiamavano la rex extensa, che è il corpo. Voi immaginate che stiamo parlando di relazione dove manca il corpo. Cioè manca l'oggetto del contendere, cioè non c'è il corpo. Quindi la relazione, immaginate che tipo di relazione può essere. Quindi noi credo che dobbiamo possiamo opporci a tutto questo attraverso un cambio culturale proprio, ed è un cambio di questa natura, dove dobbiamo ritornare alle emozioni e dove dobbiamo ritornare poi ad un apprendimento veramente serio. Quindi c'è una aridità di emozioni, si sta vedendo con l'utilizzo in modo compulsivo, ecco, al di là del PC, ma anche degli SMS, del cellulare, anche se si va semplicemente a mangiare una pizza, anziché parlare tra i loro amichetti o comunque tra le persone che si trovano al tavolo, si ha sempre in mano il cellulare. Quindi poca educazione, o magari anche c'è il tempo veramente poco per poter diffondere queste informazioni. Sì, a me viene in mente una battuta di Umberto Galimberti, quando diceva che l'utilizzo poi su Facebook, cose dove mettiamo tutta la nostra vita così in maniera molto aperta, lui la chiama un po' uno spogliarello dell'anima, che dice è ancora peggio dello spogliarello del corpo, dove come dire, annulliamo l'intimità, dove annulliamo una componente nostra, privata, preziosa, no? Quindi questo aprirsi così, in maniera così, diciamo, senza pudore, ma parlo di un pudore psicologico, non tanto fisico, beh, insomma, è la dimostrazione di questa incapacità di costruire relazioni. Ecco, da dove nasce proprio questa incapacità di nascondersi dietro uno schermo, comunque dietro un telefonino, e di privarsi della presenza di un'altra persona o di un interlocutore, comunque, quindi di avere un rapporto con lui faccia a faccia? Sì, ma tutto questo è favorito allora, noi abbiamo fatto il ragionamento, il discorso sui sentimenti, sulle emozioni, no? Questa incompetenza emotiva porta a una difficoltà di relazionarsi con gli altri, e quindi di conseguenza questi strumenti sono, come dire, la soluzione, perché ti metti dietro uno schermo, non necessariamente devi mostrare te stesso, puoi costruire una tua identità appunto virtuale, che non è reale, quindi puoi metterti su Facebook e dire che sei alto 1,80, che sei, quindi puoi andare oltre i tuoi difetti fisici, puoi andare oltre... diciamo i tuoi problemi, diciamo, di personalità, per cui questi strumenti diventano uno schermo che consentono delle relazioni, ma che sono relazioni poi alla fine aride, relazioni che non portano, diciamo, non portano nessuna utilità allo sviluppo della personalità dei ragazzi. Quindi una ricostruzione dell'immagine che non è l'immagine reale, ma un'immagine appunto artificiosa. Sì. Noi possiamo mettere l'immagine come la riteniamo, cioè ci costruiamo una identità che non è nostra, che magari soddisfa il nostro narcisismo, il nostro io, eccetera, ma che non è reale.
A questo proposito ci sono anche molte relazioni di coppia che in questo senso poi scoppiano, purtroppo causati, i problemi sono svariati, sono causati anche dall'uso smodato di queste chat o comunque di questi incontri che si possono anche effettuare sul web, sappiamo. Sì, ma voglio dire, questo problema investe, noi finora abbiamo un po' sottolineato il problema degli adolescenti e dei ragazzi. Ma questo è un problema che riguarda anche gli adulti e negli ultimi 10 anni sicuramente i problemi nelle coppie riguardo questo tema, questo problema sono aumentati, perché molto spesso ci sono moltissimi adulti che sono veramente dipendenti da questi strumenti e questo naturalmente incide poi nel rapporto di coppia, a parte il fatto che attraverso questi strumenti si possono costruire delle relazioni, chiamiamole così, adulterine virtuali, insomma, uso sto termine un po' improprio, ma insomma. Quindi il social network ammazza la coppia, potrebbe essere anche... Sì, non lo diamo così perché sembra che questi strumenti poi siano veramente diabolici, ma sicuramente a volte sono strumenti che creano problemi nella relazione di coppia, a volte sono strumenti che nascondono i problemi della coppia. Prima abbiamo parlato di bullismo. Ecco, un'altra modalità che può derivare dall'utilizzo di internet è anche lo stalking. Sì, quando dicevo prima che noi dobbiamo come dire, educare i nostri figli, i nostri bambini, i nostri ragazzi a capire la pericolosità di mettere in rete tutta una serie di informazioni, proprio perché questo può... come dire, sollecitare anche delle forme di stalking, oltre che dicevo del bullismo, oltre che dicevo di adescamento sessuale, può mettere in atto anche un problema di stalking. E quindi voglio dire, bisogna veramente su questo battere molto, cioè fare capire che il fenomeno dello stalking, del cyberbullismo o dell'adescamento sessuale nasce dall'utilizzo improprio che i nostri ragazzi fanno di questi strumenti. Quindi l'antidoto è questo, evitare che noi nella rete vengano messe informazioni che possono dare l'opportunità poi di, anche la storia ad esempio di mettere in rete in questi, i propri spostamenti, i propri progetti addirittura, cioè proprio, si diventa un libro così aperto che là dentro ci si possono infilare tutta una serie di personaggi assolutamente anche patologici qualche volta, insomma, abbastanza... Perché c'è proprio la mania in effetti di mettere in rete qualsiasi cosa si faccia, dalla più importante alla più banale, viene praticamente messa in piazza e quindi tutti gli altri hanno questo compito di condividerla, comunque di segnalare se piace o meno. Ecco, diventa veramente un'ossessività andare a ricercare sempre l'approvazione degli altri in questo senso. Sì, sì, ma l'abbiamo detto prima quando parlavamo di spogliarello dell'anima, di questo voler per forza mettere in pubblico qualunque cosa propria, in qualche maniera facendogli perdere anche valore per certi versi, no? Ma devo dire che un po' siamo vittime, un po' tutti, cioè io vedo pure, insomma, l'utilizzo ad esempio... Altro strumento che è uno strumento che è diventato talmente uso è WhatsApp, no? Attraverso questo strumento anche noi adulti stiamo a mangiare in un ristorante, mandiamo alla vice la foto del piatto, poi mandiamo. Diventa anche questo uno strumento di, no? Facendo veramente perdere valore e senso ad ogni cosa. Perché da un certo punto di vista si intensifica la comunicazione, si creano rapporti, si creano nuovi contatti, però dall'altro si ritorna indietro e quindi c'è poca comunicazione vera. Cioè esiste quella cibernetica, ecco, quella tecnologica, però quella di una volta, ecco, non esiste più, si lungo andare si è perso il significato reale di un abbraccio, di guardarsi in faccia. Sì. Quello che poi si dovrebbe trasmettere ai figli. Ma noi sosteniamo, poi questo meriterebbe veramente un approfondimento, noi possiamo opporci a queste cose attraverso, io un po' la mia, oserei dire quasi una fissazione, però insomma trovo conforto in tante cose, questa che è l'unico modo per combattere questo stato di cose, ma io dico anche sul piano politico, è ritornare alle emozioni.
Perché negli ultimi 30 anni, come dicevo prima, sono stati azzerati. Non abbiamo più competenze emotive, non abbiamo più capacità di incontrarci faccia a faccia, non abbiamo più capacità di vivere il dolore, non abbiamo, no. Anche dal punto di vista culturale, adesso uno ha un dolore, deve anestetizzarsi. Diventa tutto molto esterno. Se è fisico ci anestetizziamo con i farmaci, eccetera, ma anche se è psicologico ci anestetizziamo con psicofarmaci, con tutto il resto. Ma secondo lei si stava meglio quando si stava peggio, nel senso quando non esistevano tutte queste cose che potevano un attimino deviarci? No, io ho una visione un po', come dire, in progress della vita, non è così, cioè non possiamo dire prima era meglio, poi era meglio. No, non è un atteggiamento che ci è utile questo. L'atteggiamento è che noi quando abbiamo di fronte una realtà dobbiamo studiarla, capire. Quindi non è il problema se stava meglio. Torno a ripetere quello che avevo detto prima. Gli strumenti di per sé sono strumenti positivi, non è che hanno. Il problema è l'uso che se ne fa. Ma scusate, questo è come il discorso dell'automobile. L'automobile che l'hanno inventata è stata una cosa positiva, ma è anche un problema molto serio, no? Abbiamo 3.000 morti l'anno per incidenti stradali, quindi dipende da come si utilizzano gli strumenti. Quindi Io non mi piace usare il termine, diciamo, stavamo meglio quando eravamo peggio, no. Noi abbiamo questo problema e noi dobbiamo cercare di, in tutte le occasioni, nel nostro lavoro, poi io in particolare che lavoro in un settore dove sicuramente questo è un problema molto, molto sentito, ma dobbiamo lavorare in questo senso per, come dire, ridurre i rischi che abbiamo già detto attraverso una competenza emotiva. La competenza emotiva è quella che ci aiuta a vivere la vita, dicevo prima, nel senso anche nel rapporto di coppia, nel rapporto con gli amici, nel rapporto con i familiari, nelle difficoltà che incontriamo, nei traumi che subiamo. Quando subiamo un trauma non ci aiuta Facebook, quando abbiamo un trauma davanti ci aiuta la competenza emotiva, la capacità emotiva di affrontare il dolore. Molto spesso però assistiamo ad una vera e propria spettacolarizzazione dei sentimenti o anche nella costruzione di una personalità che fondamentalmente non c'è, quindi siamo di fronte ad una vera e propria insicurezza. Ecco, l'utilizzo appunto del computer può anche essere una sorta di marcia in più di sicurezza che fondamentalmente non lo è. No, non lo è, non lo è assolutamente, non mette sicurezza per niente. Cioè, lo sviluppo della personalità, che è un, come sappiamo, un sviluppo molto complesso, dipende da moltissimi fattori, la costruzione della personalità. Però noi sappiamo che una personalità equilibrata, sana, adulta, matura, nasce da una serie di cose. Tra queste c'è le competenze emotive, perché altrimenti, quindi lo schermo, il computer, Facebook in questa direzione, così come è utilizzata adesso, non è che sia un grande aiuto a costruire personalità sane e mature. A proposito di questo, se lei potesse dare un suggerimento ai creatori di questi social network, secondo lei quale potrebbe essere? Io intanto penso che non dobbiamo dare suggerimenti, perché già uno si è pentito, cioè, ora non ricordo esattamente quale, ha fatto una pubblicazione, una dichiarazione pubblica molto, molto forte, dove ha capito che dice bisogna tornare indietro. E io ora non so se erano, ma non era Facebook, non ricordo quale dei social network, proprio è uscito un articolo del suo fondatore dove dice torniamo indietro perché abbiamo fatto danni veramente notevoli. Quindi sì, perché adesso voglio dire, voi sapete che quando si fa una ricerca ci vogliono degli anni, la ricerca si fa su tempi lunghi. Noi adesso abbiamo 15 anni di utilizzo di questi strumenti, quindi cominciano, e in questo libro che dicevamo all'inizio del nostro incontro ci sono una serie di riferimenti a tutte le ricerche fatte nel mondo, e quindi adesso ci si rende conto come questi strumenti sono diventati veramente. Non dimentichiamo però un aspetto, non l'abbiamo mai forse sottolineato, questi strumenti sono un business. Quindi danno un forte apporto economico anche a girare l'economia. No, ma è un apporto economico, come noi sappiamo, enorme. Cioè la massa di denaro che si muove con questi social network è veramente impressionante. Quindi economia, finanza, tutto gira intorno alla tecnologia. Quindi, dunque è veramente impensabile non doverli sfruttare. Teniamo conto che la pubblicità, la cosa, ce l'hanno in mano tutte queste grosse network che gestiscono questi strumenti, e
e ovviamente pubblicizzano questi strumenti come l'avvento dell'età dell'oro. E hanno fatto credere a tutte le famiglie che i figli col computer a casa diventavano più intelligenti, e tutte le famiglie, comprese anche quelle più povere, voglio dire, insomma, hanno tutti, c'è stata la corsa ad avere un computer, credendo in questa cosa, che poi il computer e internet possa essere utile per altre cose, questo non lo neghiamo. Però sicuramente bisogna tenere conto che quando facciamo la lotta contro questa realtà, stiamo parlando della lotta contro dei colossi economici spaventosi. Beh, infatti c'è anche questo da dire, che ci hanno inculcato, insomma, anche la mania di andare a prendere sempre, a fare le file per l'ultimo telefonino, per l'ultimo modello, quindi siamo anche un po' ossessionati da questo. Beh, questo, diciamo, è la cultura imperante, addirittura anche nella vita di coppia, certe volte è così, nelle relazioni amorose, no? Questo sistema di utilizzo, di usa e getta, cioè diventa, no? E come se fossero appunto l'ultimo telefonino, eccetera. Ma anche questi strumenti, c'è una corsa continua. Noi immaginiamo che tra un modello e un altro e quello successivo, a volte ci sono delle differenze banali, ma sono pubblicizzate in maniera tale che la gente corre ad acquistare il nuovo modello, e in fin dei conti avendo le stesse prestazioni del precedente. Quindi un po' è la cultura che adesso ci pervade dell'usa e getta, del consumare, dell'avere sempre cose nuove, no? Siamo diventati una catena di montaggio molto fredda. Sì, nevrotici nell'utilizzo delle cose, ma anche nell'utilizzo delle relazioni. Dopo un po' di tempo diventiamo insoddisfatti perché non riusciamo, appunto, non abbiamo competenze emotive per stare lì dove ci vuole coraggio anziché andare via, no? Come nelle relazioni. Quindi ritorniamo al fatto che dobbiamo fare sempre un lavoro su noi stessi. Assolutamente, ma anche non farsi abbindolare dalla pubblicità di questi. Io faccio un esempio banale, sono appassionato di fotografia, quindi conosco le macchine fotografiche, anche lì funziona come per i telefonini. Compri una macchina fotografica, dopo 6 mesi esce un nuovo modello, per uno che magari non se ne intende molto, diciamo, mamma mia che nuovo modello fantastico, eccetera, chi se ne intende un po' va a capire, il cambio è talmente quasi inutile, quello che ha di più, però viene pagato molto di più del modello precedente. Gli attivano una vera e propria campagna di marketing. Sì, ma questa è un'altra cosa a cui dobbiamo anche difenderci, perché insomma... E questa, devo dire, è la società del profitto, la società... Siamo improntati al consumismo, volendo... Sì. Ma consumiamo tutto, consumiamo averi, consumiamo amori, consumiamo tutto. Dovremmo stare un pochino più tranquilli, magari. Dobbiamo consumare più lentamente. Diciamo essere così. Controcorrenti. Sì, un po' sì. Quindi tornando sempre sui social network, alla fine come mai i nostri giovani si sentono così attratti da qualcosa che alla fine li può danneggiare, se non usata correttamente? No, ma voi immaginate, insomma, io penso che per comprendere bene, giustamente la domanda è perché, insomma, ma immaginiamo un ragazzo, un adolescente, no? Allora, se noi immaginiamo la formazione che ha un adolescente, di fronte a questi strumenti che gli consentono di andare rapidamente ovunque, che gli consentono di contattare tantissime persone in maniera rapida, perché non dimentichiamo che poi questo è forse l'elemento di fondo, no? Questa capacità di raggiungere più persone, eccetera. Per un adolescente che ha nella sua conformazione, diciamo, momentanea l'insicurezza, la necessità di essere in un gruppo, di essere, come dire, protetto dalla... diventa un'attrazione, oserei dire un'attrazione fatale. Io ricordo una cosa, che in una scuola chiesi quanti amici hanno su Facebook. C'è stata una ragazza, una mi ha detto 2000, l'altra 4200. Ora voi immaginate avere 4200 amici, insomma, non c'è bisogno di fare commenti. Beh, in effetti, con questo dato impressionante ci fermiamo e facciamo un attimo di pausa e ci ritroviamo subito dopo, a tra poco.